Ciao a tutti, io sono Ansar della Mid e sono una delle studentesse che ha formato il coordinamento 2 maggio. Nato per garantire a tutti gli studenti il diritto allo studio e in generale il diritto a un futuro, di cui il capitalismo ci sta privando. Questo è un appello a tutti gli studenti delle scuole superiori. In un paese dove la scuola non si impegna più a formarci come individui pensanti, ma ci abitua a diventare lavoratori sfruttati, in un paese che vanta un tasso di disoccupazione giovanile pari al 30,2% e che si traduce nell'incertezza più totale sul proprio futuro, si è giunta un'epidemia che ha mandato tutto in crisi, che ci ha costretti a vedere i nostri genitori andare comunque al lavoro, rischiare di ammalarsi e di morire perché non c'è sicurezza sui posti di lavoro. La crisi e la confusione l'abbiamo vista anche nei discorsi della ministra Azzolina, che prima ci ha promesso che saremmo stati tutti promossi e adesso che si potrà rimandare e addirittura bocciare. Di conseguenza, chi non ha seguito le lezioni o per limitazioni economiche o per questioni personali e familiari ne subirà maggiormente le conseguenze. È su queste basi che nasce il coordinamento 2 maggio. Io e altri studenti abbiamo scritto e diffuso un questionario che è stato compilato da più di 600 studenti di tutta Italia. Ci siamo poi riuniti il 2 maggio in un'assemblea, che è lo strumento politico per eccellenza in mano noi giovani, che non ci è stato né regalato né concesso, ma che ci siamo conquistati con le lotte studentesche. Qui abbiamo raccolto le esperienze dei partecipanti e stilato i nostri punti rivendicativi. Noi vogliamo una scuola in cui il diritto allo studio sia per tutti e non solo per chi se lo può permettere. Vogliamo delle scuole sicure con le classi non sovraffollate. Vogliamo che lo Stato finanzi la scuola e non che essa sia svenduta alle aziende private. Vogliamo che tutti abbiano a disposizione un dispositivo e una connessione internet per seguire le lezioni, perché l'istruzione è un diritto di tutti e non un privilegio di pochi. In generale vogliamo una società in cui la vita, l'ambiente, la salute e l'istruzione vengano prima dei profitti. Ecco perché vi invitiamo all'assemblea del 6 giugno, ma non soltanto. Leggete il nostro appello, scrivete alla nostra mail, create collettivi, accompagnateci in questa battaglia. Alziamo la testa e lottiamo. Grazie.